Daniele Luchetti e Sergio Castellitto sono due dei giudici di questa nuova edizione di 9 giorni di grandi interpretazioni. Allora, innanzitutto vorrei da parte di entrambi un bilancio di questa edizione, di come è andata e come vi siete trovati con questi ragazzi. Daniele, cominciamo con lei. Ma io sono rimasto abbastanza sorpreso da una qualità media piuttosto alta, nel senso che ci sono pochissimi casi umani, anzi direi quasi nessuno. E mediamente sembrano quasi tutti i ragazzi che hanno studiato, che sono posti un problema così di apprendimento. Diciamo, le persone belle, sciocche come nel cliché di questo tipo di cose non ne ho viste. Sergio? Sì, confermo, nel senso che è stata un'esperienza innanzitutto divertente. E poi ho visto molto, come dire, più preparazione di quello che mi aspettassi, anche dal punto di vista tecnico. I ragazzi erano mediamente abbastanza preparati anche dal punto di vista, come dire, della padronanza. Mi ha colpito il fatto che quasi tutti hanno portato pezzi tratti da film. Ai miei tempi i provini si facevano da pezzi tratti dal teatro. Infatti questa era una delle cose che volevo chiedervi. Questi ragazzi provengono da scuole, sono autodidatti, provengono dal teatro? Un po' tutto, mi sembra, no? Dalle scuole, da scuole private, qualcuno dall'Accademia d'Arte Drammatica, credo qualcuno sia uscito anche dal centro, comunque lo stia frequentando, non lo so. E naturalmente anche attori presi dalla strada, ecco. Però sì, la cosa che mi ha colpito è la grande quantità di scene che vengono dal cinema, che oggettivamente sono difficili da riprodurre in una situazione non realistica come quella dei film. E anche, secondo me, un po' penalizzante ogni tanto quando hanno scelto di fare dei pezzi tratti da film stranieri, che sono film che si conoscono attraverso il doppiaggio, e quindi recitare in italiano una cosa di un americano che è doppiata in italiano certe volte dava come un senso di distacco. Però comunque alla fine se la sono cavata tutti piuttosto bene. È stata molto difficile trovare i 10 finalisti, nel senso che ognuno di noi aveva un certo numero di candidati da poter mettere in questa lista dei 10, io ho avuto difficoltà a togliere qualcuno. E alla fine che cosa vi ha convinto? Cioè, in base a cosa avete scelto la vincitrice? Beh, intanto la votazione è stata molto democratica perché è stata segreta, quindi non abbiamo avuto il problema di consultarci o di magari difendere un candidato proposto personalmente mio, suo o di qualcun altro. Per cui è stato tutto molto sorgivo, nel senso che ci è arrivata una lista dei 10 finalisti, ognuno di noi ha espresso il proprio giudizio. La somma dei voti dati e all'insaputa degli altri hanno naturalmente, come dire, fatto vincere chi ha vinto. Ci ha convinto il talento. Sì, ma alla fine è difficile fare dei ragionamenti. Cioè, tu vedi una persona che ti colpisce, non sai perché, non ti domandi perché, vuol dire che sta facendo il lavoro giusto. Per concludere, vogliamo dare un consiglio a una persona che vuole fare l'attore. Sergio, tu da attore, visto che lo sai anche oltre che regista, e Daniele invece tu da regista, che consiglio dai a questi giovani attori? Ma io un consiglio che posso dare, che è quasi fuori dal mestiere, è quello di darsi una seconda opzione. Questo non solo perché secondo me tutti dovremmo avere una scadenza dentro il quale, se riusciamo a fare questo mestiere bene, se no abbiamo una seconda opzione, ma anche perché molte volte il secondo lavoro ti arricchisce tanto quanto il lavoro dello studio. Cioè, una volta un attore americano, Dennis Hopper, disse a una ragazza che voleva fare l'attrice: che cosa devo fare per fare l'attrice? Questo gli disse: fai la cameriera e vai a letto con più persone che puoi. Io ho l'idea che uno possa fare un'esperienza di vita oltre che un'esperienza professionale, anche se non necessariamente questa, secondo me è giusto. Sergio invece? Non lo so, è un cammino molto individuale. Ognuno, se ripenso a me da ragazzo che ho cominciato a fare questo mestiere, non ricordo neanche perché ho cominciato a farlo, forse per nevrosi, forse perché la vita che facevo non mi piaceva o quant'altro, forse perché credevo di avere una vocazione. L'unica cosa che, come dire, tutti hanno il diritto di provarci, è giusta la questione della scadenza che dice Daniele, nel senso che è importante capire presto se il talento c'è. Perché se il talento c'è, allora puoi anche penare nella vita. Certo, penare senza talento è dura,